Iniziamo a vedere la luce alla fine del tunnel. Nei 2 anni passati siamo riusciti appena a sbarcare il lunario e la Nisidora sta iniziando ad avere l'aspetto dei relitti che recuperiamo di solito. E anche l'equipaggio non se la passa meglio. Ma abbiamo trovato quella scatola nera. Appartiene a un veicolo chiamato New Strong, di proprietà della Weyland Yutani. Significa che ci sarà una ricompensa. Poi Marlow ha avuto un'idea ancora migliore. Estrapolare il percorso della scatola nera e cercare di trovare il nostro uomo. Per fortuna abbiamo individuato un segnale di emergenza e ora lo stiamo seguendo. È fatta. Ci siamo, me lo sento. Ha sempre detto che si sarebbe comportato bene con me. Questa è stata ingettata, sì, dire. Si sarebbe sempre comportato bene con me. Talmente tanto che... Sei rimasta secca. Sì. No, devo darla. Dobbiamo esplorare una Nisidora. Qualcuno mi consegna un gioco di qualsiasi tipo. Ancora. Di che tipo? Gioca a This War of Mine, che è vecchio ma bello. Che cazzo c'è? Vuoi forse unirti al mio equipaggio? Ci sono un sacco di posti liberi. Vedi, Marlow mi ha ingannato. Mi aveva promesso i dati che aveva riguardo quella creatura, così che li avrei portati alla compagnia, ma poi... Taylor! Marlow, che stai facendo? Quello che nessun altro è stato in grado di fare. Vieni qui, vieni. Sì, praticamente per... giochi dei civili durante una guerra. È carino il This War of Mine. È uno dei miei giochi preferiti. Oh, no, spari. L'hai preso, perfetto. Che cazzo ci fanno questi? Perché c'è un facehugger qui sopra? Vuol dire che è pieno di facehugger. Può essere. Ma è deficiente, Marlow? Si è portato dei facehugger su Inco. E come magari ha fatto? Sono entrati per errore. Come? Secondo me non hai proprio... cioè, non stai bene con la testa se ti porti dietro questi affari. Scusa una cosa. No. Aspetta un attimo, torno indietro e salvo. Bravo. Sì, cioè lì. C'è anche l'espansione per giocare con i bambini adesso. Lo trovi anche per PlayStation 4 e per Xbox One. Giusto? Dov'è? Ah, ok, perfetto. Ok, adesso hanno i due fessaggi. Ok? No, è per sapere. Che avevo pensavo che tu te lo fossi tolto da qualche parte. No, l'ho messo con la vibrazione per evitare pesini. Se senti... occhio. Messaggio numero 54374. Quella cosa attaccata a Foster è morta. Qualsiasi cosa fosse, l'ho trovata sul pavimento vicino al suo letto. Arricciata come un ragno. Foster ha detto di sentirsi bene. Ho insistito a mettere in persondo. Quell'essere potrebbe averle fatto qualcosa. Magari no? Posso rallentare il processo. Se va sopra la stazione più vicina, la farò controllare lì. La quarantena potrebbe essere un problema. Posso sfruttare il fatto che abbiamo la scatola nera del nostro uomo. Va fatto in ogni caso. Sti cazzi. Anisidora, qui è l'ufficiale Wade di Sevastopol. Ufficialmente dovrei negare la vostra richiesta di attracco. Stanno smantellando Sevastopol e non posso compromettere la sicurezza con l'arrivo non programmato di navi. Tuttavia, visto quello che avete trovato, permetterò a qualche membro del vostro equipaggio di attraccare tramite uno shuttle. Ricordate che Sevastopol ha diritto a una parte di qualsiasi premio ottenuto per la restituzione di ciò di cui siete in possesso una volta sulla stazione. I soldi, maledizioni, i soldi sono quello che dannano completamente questo gioco. Questo gioco, questa ambientazione. Parca andava tutto sommato bene, fino a che no. Qualcuno per avidità. Vado a vedere un attimo cosa vuole. Ok, sì. Organizzatore livello 3. Visto, altro secondo.
Notate che Lambert è veramente costante. Senti anche tu? Sì. Ok, ci sta attivando pian piano. Non lo so, vai, 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 stai nella parte giusta. Eh no. Come no? Secondo me? Allora, devo andare. Ti fa fare il giro. Sì. Bicchiere di chi è chi, Di chi. Qua adesso si accende la luce, non si spaventare. Qua, vai, vai, vai. Ho provato a salvare Foster. L'ho portata a Sebastopol. Mappa? Fare un giro del lock che non finisce più. Ma mi chiedi se c'è una cosa. No problema. Puoi solo evitare di entrarci in contatto. Bisogna distruggerne ogni traccia, ogni prova. Interrompere la diffusione dell'infezione. Fare in modo che la razza umana non ci entri mai più in contatto. Perché nel momento in cui c'è contatto, è la fine. La compagnia non verrà mai a sapere cosa è successo qui. Nessuno lo saprà, non lo permetterò. Cosa è successo mentre ero via? Che stanno farneticando sulla compagnia il contatto con gli alieni. Ma Marlo adesso ha detto una cosa giusta. Ok, vediamo cosa intenzione di fare però. No. Tanto io lo so che dopo ci arriva un'inculata di dimensioni apocalittiche. Grande. Vai Lambert. Oh oh. No. Non mi freghi. Beh no, la nave si sta riavviando. Si sta riavviando la nave, non c'è l'alieno. Perché si è cacciato tutto? Perché sei su un altro livello forse. Fatto un caricamento, mi sa. Su altri livelli. Punti inferiori. Domanda. Domanda. Non ci conviene magari farci un'altra steampaccata? Sì, andresti al massimo in questo caso. Ciao, facciamo un'altra, dai. Perché se dopo c'è... ci stanno dando troppe robe con i proiettili. Non vorrei che dopo ci ritrovassimo a dover combattere contro qualcuno e non abbiamo le robe abbastanza per salvarci. Ma fateli pure, fane anche un paio se vuoi. Tanto che dopo il materiale lo... Io sono la gomma. E tu? Non puoi ricaricare il lanciafiamme, così vai... 370. Oh, bello. Cosa c'è? Telefono. Telefono casa. Casa. Ok, ci siamo. Optimus Prime. Ed ora, destra o sinistra? No, destra è bloccato, quindi sinistra. Power core, oh mamma. Non c'è corrente, usa il terminale. C'è lo scotch sul cavo. C'è lo scotch sul cavo? È la mia impressione. Lo scotch sistema tutto, lo sai.
rapporto aggiuntivo. Messaggio personale. Questo è per mia figlia. Ciao Amanda. Questo messaggio è per te, tesoro mio. Spero che riceverai questo messaggio un giorno. Sono nei guai. La mia nave... C'è stato un incidente. Amore. Abbiamo trovato una creatura aliena. Era molto pericolosa. L'unico modo per fermarla era distruggere la nave. Sto bene. Sono in una scialuppa molto lontana. Dovevamo distruggere la nave. Dovevamo distruggere il Nostromo. Non potevamo rischiare di portare quella bestia con noi. Dovevo proteggerti. Non preoccuparti. Non preoccuparti per me. Ci vediamo molto presto. Ti voglio bene, bambina mia. Bella però la cosa fatta così, che richiama tanto proprio il film come grafica. Adesso sai la verità su tua madre. Sì, grazie. Bella che aveva la mano. La tua stessa storia. No! Solo su questa nave, no. Ascoltatemi, perché fate così? Fermo, Marlo! Marlo, per favore! Sai quello che ha fatto tua madre? Aveva capito, se fosse stata qui mi avrebbe aiutato. E secondo te avrebbe permesso alla compagnia di rintracciare quella bestia? Nessuno deve sapere. Ci sono delle persone ancora vive sulla stazione! Marlo! Foster non è viva! Era mia moglie, la amavo! E l'ho uccisa! Lo sapevo. Grande. Oddio, troppo tardi. È già iniziato. Mamma, come si sta andando in sovrapposizione. Devi aiutarmi. Vai a quella console. Attenzione, sovraccarico del reattore di fusione in corso. Apri i sistemi di fusione, così posso lavorarci. Cosa? Devo mandare energia al generatore di riserva. Cerca le lettere A, U, X. Ausiliari. Metti le cuffie. Ok, spegni i sistemi di fusione per impedire il sovraccarico. È tutto qui. Sinistra. Destra. Dietro. Sinistra. Ah, quello che c'è. No, gliene stavo dicendo, poi dopo lui ha cambiato. No. Metto io. Ok, adesso dovrebbe esserci qualcosa sulla destra. Stai andando bene. Una sposta al terminale di manutenzione da auto a manuale, lo vedi? Non lo trovo. È lì, Taylor, fidati di me. Tutto qui. Muoviti. Porta l'accesso al terminale. Lei non è in grado di farlo. Allora, cazzo, un lato in alto a destra. Troppo tardi. Sì. Ma quello deve sapere dove trovo due sole cose. Cioè. Vabbè. No. Beh, sarebbe un buon finale comunque. Sono morti anche